Ehi la ciurma, io sono Mazzetesse e devo dire che dopo l'ultimo episodio avremo parecchio da leccarci le ferite, nel senso che è vero che abbiamo eliminato completamente lo stato che era qua sotto, espandendo brutalmente il nostro vassallo Dodecascoinos, che adesso ha tutta la parte, diciamo, dell'Alto Egitto, del Basso Egitto più che altro, scusate, e però... Quale prezzo? Quale prezzo? Abbiamo speso tantissimo di manpower. Abbiamo speso circa almeno 40.000 di manpower per riuscire a conquistare tutto quello. Più che altro per il fatto che essendo tutto deserto, l'attrito ci ha uccisi. L'attrito ci ha uccisi. Quindi anche la guerra che avevamo pronta per la Blemmia sarà infattibile al momento. Perché qua è di nuovo tutto deserto e quindi sarà davvero molto 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 problematico. Chi vuole fare degli altri soldati? No, mi spiace, capo. Non ti espandere troppo. Al 20° stratosso sta arrivando là sopra. Questo lo riporterei quasi allora in Grecia se possibile. Vabbè, non abbiamo vinto anche questo giro. Facciamo salire lassù. Vabbè, anche senza marce forzate. Anche adesso arriveranno anche le altre due armate, per cui non dovrebbe essere troppo un problema. D'altri manca no. Dovrei quasi mandare delle truppe qua. Queste qua posso che mandarle in Grecia, potrei portarle sul secondo Stratos. In Grecia non ho più nulla, vero? Però ho due armate da portare su. Allora, la prima la porto in là, verso Cirenaica, perché così se dovessero spawnare dei barbari ho da difendermi. Sto prendendo di nuovo parecchio perché c'è un sacco di attrito dappertutto. Ma questi dovrebbero smettere di creare attrito a breve. No, questi facciamo che imbarcarli, così facciamo prima. Sbarchiamo poi qua giù. Allora, questi sono quelli che sono là. Allora, questi sono quelli che sono qua. Quegli altri sono laggiù. Potrei anche farli salire pian pianino. Pesce, no, grazie. Faccio salire su quella primo e poi questi li porto su a Direla. Qui 19.000, là sono quasi a posto per essere sbarcati. Ok, anzi che non ci sono apparsi dei barbari in quella zona in questi ultimi anni, se no sarebbe stato davvero un bel problemino. Allora, adesso direi che ne faccio salire su uno alla volta, ecco, di questi due da 11.000. Ne lascio uno in un piccolo posticino. E l'altro lo faccio salire fin tanto che... Ah, quelli sono arrivati. Però no, aspetta.
Io ti farei passare di qua, perché passando dal Nilo prendi meno attrito. No, scusa, allora cancelliamo perché qua ho fatto un po' di pasticciolo. Tu passi di qua, vai di qua. Uno, due, tre. Vabbè, dai, 20.000 di manpower, poteva andarci peggio. Decisamente. Questi però li tengo qua, poi li farò salire tra un attimo. Allora, abbiamo parecchi punti sia religiosi che di oratoria. Allora, facciamo che convertire un pochettino dell'argento, sia convertire che assimilare. Allora, vediamo un po' come siamo messi per le conversioni qua. Allora, cittadini. Qua è un po' tutto. Niente, c'è troppa gente. E assimilare, allora vediamo un attimo. Ah, qua sono tutti da assimilare lassù. Si assimilerei quelli che sono qua in Grecia, allora a questo punto, di cittadini. Ok, the freeman, slave. Tribesmen, ce ne sono qua, dai, converti un po' di tribesmen, ci assimiliamo un po' di tribesmen. Vada, dai. Allora, il primo strato se là, questi altri 11.000 stanno salendo. Dove sono quelli 11.000 che stanno salendo? Army maintenance cost, no, ma non è un problema. Potevo mettergli effettivamente le marce forzate, eh? Ah, ma guadagni il 50% di peso, no? Allora forse non conviene fare marce forzate. Mi sa che vai a spendere di più, cioè vai a fare più attrito di quanto non sia necessario. Pensavo che si risparmiasse, invece no. Era epistratego, quindi dobbiamo scegliere un nuovo epistratego. Va bene questo, te. Chi è che le marce forzate? Ah, loro qua. Potrei costruire un po' di training camp, effettivamente. Mi sentivo poveri, lol. Che poi non è che da così tanto, anche perché ho delle zone mica tanto popolose.
Dovrei fare effettivamente i training camp solo nelle zone super mega popolate, forse quello. Adesso ne ho fatti in zone poco produttive, cioè mi daranno forse 5 uomini, 10 uomini in totale, tutto quello che ho costruito adesso. Però vabbè. No, basta queste cose dei vestiti, non vi do vestiti, non vi do tessuto, non vi do niente. Ma che pezzenti. Quindi niente, anche l'armata d'invasione che dovevamo usare qua per la Blemmia, oh, avrà da aspettare, perché con 27.000 non mi sento di affrontare una nuova guerra. Cos'è questo nonno? Non sono dei miei questi? Tebe? Cosa sono Tebe? Tebe è in guerra con la Macedonia? What? Cosa sta succedendo? Tauranti e Patrai? Vittoria? La Macedonia vuole prendere la Taula... la Patrai? Discorsi, io adesso dichiarassi guerra Patrai. Non entrerebbe la Frigia. Se dichiarassi guerra a... Entrerebbe la Frigia. Se dichiarassi guerra a Tebe... Entrerebbe la Frigia. E se dichiarassi guerra la Macedonia 156 coorti? Scusatemi. Io non so come fanno ad avere tutta sta gente. Oh, mercenari probabilmente, non so dire. Cioè, dovrei dichiarare guerra alla Macedonia adesso però, perché è in guerra contro... Ma non è in guerra contro la Frigia però? Lepreon, però posso fare un claim, no? Su Lepreon, riesco a approfittarne comunque della situazione, anche se la Taulantia si è staccata da Macedonia. Non... Uno, a parte che non posso dichiarare guerra alla Taulantia perché non ho delle... No, posso fare dei claim, ok. Però la Taulantia sta con la Frigia. No, non c'è modo per riuscire a fare qualcosa di sensato qua dentro. Cioè, l'unica sarebbe appunto dichiarare guerra alla Macedonia. Però la Macedonia c'ha un sacco di armate qua dentro, 156 coorti. Dovremmo farlo. È tutto all'otto. Noi a che punto siamo? Siamo... Come è stato? Fammi vedere. A che punto siamo? Abbiamo... oratorio al 9. Non hanno manpower, ma anche noi non abbiamo manpower praticamente. Hanno un sacco di soldi, però... Non so se ha senso dichiarare guerra alla Macedonia. Alla fine solo ce la prendiamo in quel posto. Però sarebbe anche succoso, perché vorrebbe dire pigliarsi dell'altra roba, cioè forse questo, forse della zona qua. Non
Ma non ci sono gli avvisi, tra l'altro, come c'erano in tempo su. Urban Universalis, no. Sarebbe proprio il momento migliore per dichiarare guerra alla Macedonia, ma non abbiamo tutta quella gente che abbiamo speso appena adesso tutti i nostri ultimi soldi. Ha senso andare con così poche truppe? Potremmo schierarne 60.000 forse. No, è morto il generale del terzo Stratos. Porro, chi è che abbiamo di Sostenid e Inaravid? Dai, questo ci può stare. A Tebe ci hanno dato dei soldi, ok. Forse perché stiamo minacciando guerra alla Macedonia. Non posso fare tipo un enforce peace o qualche roba del genere. Influence action. Only great power. Se non sono un great power, scusami. Ma è. Com'è che i Dodica scoglino sta 3198 punti? Ok. No, non posso. No, mi succede adesso. Potrebbero servirci quei soldi, quindi non spendiamoceli tutti. Allora, voi qua fate lo stesso procedimento di vostri cari amici e salite su fino a Besa. Accesso militare da Tebe. Certo, vi do accesso militare, Tebe. Voi siete sempre stati miei amici, non vi ricordate? No, beh, quel fattino là di quella guerra, niente, no. Non era una cosa realmente importante, dai, era così tanto per fare due chiacchiere. Cos'è che i Sostenidi e gli Amidi? Vada, mettiamo questo, così sono contento. Ho per caso dei mercenari qua in giro che posso reclutare. Che si vedano dalla costa. Questi 26.000. Non sarebbe una cattiva idea, effettivamente. Potrebbe essere un po' avventato fare guerra così a caso, però. Perché no, in fondo? Cioè adesso i macedoni per ora le stanno prendendo di brutto, quindi. Qual è il momento migliore?
Ah no, li hanno comprati loro, ok. Quelli. Ah, però spendono 54 al mese. No, mi sa che si ripigliano i macedoni, perché qua c'hanno un botto di soldi. Però è una guerra molto complicata, tutta sparsa. Secondo me sarà proprio molto da vedere. Non so cosa fare, non so cosa fare. C'ho ancora tutte le truppe sparse, quello è vero. Allora, tanto questi 20.000 li mando in Grecia di sicuro. Già dovevano andarci in Grecia. I macedoni si stanno pian pianino riprendendo. No, no, non voglio fare delle difese là perché sarebbe un bel casino. Non lo so. Sono tentato, ma potrebbe essere la cavolata più grande della mia vita. Vabbè, adesso non esageriamo, però. Già l'ultima guerra avevamo fatto molta fatica. Come di nuovo dei barbari del Menga. Qua. E non c'è nessuno nei dintorni, ovviamente. Su questi gli dico di fare di corsa e porca miseria, prendono un sacco di attrito. Perché Medrian muoiono di fame? Ci sono dei barbari anche qua, ma nessuno me l'ha detto, scusatemi. Ma dimmi te, allora, scusate un attimo, facciamo... No, beh, starting experience, no, national commerce income. No. Vado, dai. Monthly tyranny. Spread disloyalty. Più una di diplomatic relations. Ma vada per questo, ma in realtà non è che mi interessi così tanto, perché non è che ho tante relazioni diplomatiche alla fine. Ho tre vassalli, fine. No. Alzania, vabbè, non so cosa hai. Ah, la Zania dichiara guerra agli altri. Ne hanno 174.000 adesso di uomini. Non è una buona situazione per noi. Come è messa la tavolantia?
Non ha più manpower, ha un reggente bambino. E non ho neanche soldi. Mi sa che niente. Vincere Macedonia è fine. Allora. Posso inseguirli qua anche se è territorio di nessuno? Ah, buon, ci vado tra un attimo. Scusa un attimo, io tornate là. Ah, i barbari dove stanno andando? A Boron, ok. Comunque la situazione in Great Chess è un po' tutta ribaltata, se non altro. Per cui quello potrebbe essere buono per conto nostro perché gli equilibri cambieranno. Volenti o nolenti dovranno cambiare equilibri e quindi o si mangia tutta la Macedonia, che può anche darsi, in quel caso è una grande fregatura per noi. O magari si piglia qualcosa e si rompono le dinamiche dei blocchi reciproci. Ma questi 22.000 li faccio salire là e li tengo là che non si sa mai. E chi è che c'è morto qua? Religious al 9, ok. Hierofante. Vado lui, ci sta. Detto questo, io vi saluto, anche questo episodio si conclude così, vi invito a lasciare un mi piace, un commento qua sotto e iscrivervi se per caso non l'aveste già fatto. Ciao a tutti, buona giornata. Cosa voi cosa avreste fatto? L'avreste invasa la Macedonia?